tutti, buongiorno. Siamo all'interno del Museo degli Argenti di fronte alla maschera mortuaria di Lorenzo il Magnifico, morto nel 1492. Lorenzo sopravvive alla congiura organizzata dai pazzi, congiura durante la quale, nella notte di Pasqua del 1478, suo fratello Giuliano viene assassinato con 17 pugnalate alle spalle. E Lorenzo, scappando nella sacrestia delle messe, protetto dall'amico Francesco Nori ed anche dal poliziano, riuscirà a salvarsi la vita. In questo spazio che ricorda la grandezza della famiglia Medici, dove appunto ricordiamo il padre di Lorenzo, Piero, detto Piero il Gottoso, ma soprattutto ricordiamo anche la presenza, grazie all'albero genealogico, del nonno Cosimo il Vecchio, il quale insieme a Lorenzo era un grande collezionista, e nello straordinario Palazzo Medici, costruito in quella via larga da Michelozzo intorno al 1444, i Medici non solo ospitavano grandi artisti, ma si occupavano di straordinarie collezioni. Disposte in questa vetrina sono straordinari, le pietre hanno sempre avuto un grande significato, un valore in sé, e recuperare pietre antiche, legni pietrificati, geodi, ametiste e incernierarli poi con straordinari elementi in argento e oro ha fatto di questa collezione un unico patrimonio che è poi rimasto tra i tesori della famiglia Medici. Il tempo fa la storia, soltanto la memoria ferma un istante.